I know you've been hurt, I know that you're trying. The boss is complaining, your phone's always ringing. Outside there's the cold wind, inside the monotony. Baby, we need an exit from this. Honey, we need a sweet release. I know what we'll feel, then the electric feelings. You and me all night, yeah, be alright. If you close your eyes, so close your eyes, feel the sunlight. Baby, we'll fly to Madrid. Bentornati in un nuovo video. Ieri mi sono finalmente decisa a cambiare il piumino, nel senso che quello che si mette praticamente va infilato, l'ho buttato via perché non so se è una dimensione sbagliata, se il mio letto è troppo grande oppure è proprio così, ma praticamente nei lati non mi arrivava mai, mi arrivava proprio all'inizio del materasso e quindi io di notte sentivo freddo e quindi visto che sono andata a lavare il coprimaterasso e le federe, ho deciso di buttarlo via anche perché io ne ho altri due, non so perché ne abbia quattro, e erano due un po' più pesanti e due più leggeri, e quindi nel caso andrò a utilizzarlo sotto questo che è una trapunta. Pensavo fosse sinceramente più pesante perché non l'avevo mai utilizzata e ce l'avevo già nell'armadio, però stanotte non ho sentito freddo, però nel caso metterei uno di questi appunto piumini tra la coperta e il lenzuolo. E pensavo fosse anche un po' più carina, nel senso che è un color crema, e ora ve lo faccio anche vedere, e anche il disegno mi sembrava meglio, nel senso che sembra un po'
un po' datato, nel senso un po' cosa della nonna, però ormai ce l'ho e quindi l'ho utilizzato. Questo è come appare e questo è il disegno. Non mi fa impazzire neanche il colore perché appunto essendo un crema, almeno sulle coperte mi dà sempre l'effetto che sia un po' ingiallito, che uno magari non l'ha lavato da tempo oppure che appunto è vecchio. Però vabbè, ce l'avevo e quindi ho deciso di utilizzarla anche perché appunto vedete che almeno questa arriva fino in fondo e la notte non mi scopro, mentre l'altro mi arrivava qui, quindi almeno non sento freddo. Ho deciso di continuare questo video il giorno dopo perché ieri tra una cosa e un'altra si era fatto tardi ed essendo anche una giornata nuvolosa già tipo verso le 3 o le 4 sembrava notte e anche perché siamo andati alla ricerca di un mobile da mettere nella cucina. E prima di acquistarlo vorremmo cambiare anche la stufa perché non so se avete visto qualche video mio precedente in cui vado a cucinare, è un po' datata, ma questo non è il problema. Il problema principale è che il forno, essendo a gas, sia i fornelli che il forno, cuoce solamente sotto, quindi capite se fate ad esempio un dolce non viene bene. E poi ultimamente, sì, cioè ultimamente si è rotta anche il pulsante di accensione, quello comunque diciamo si risolve con l'accendino, ma il problema più grande è il forno. E infatti al momento sto utilizzando un altro forno che era da incasso, che era nella cucina principale, che però è messa peggio di questa che vi chiamo da battaglia. E quindi anche quello, essendo stato tantissimi anni fermo, si è rotta secondo me la resistenza, perché anche se è andata a mettere qualcosa 10 minuti a 180 gradi ve la carbonizza. Infatti mi è passata anche la voglia di cucinare perché tanto si sciupa la roba, la vai a buttare via perché si brucia tutto. E oggi andremo da Euronics, Unieuro, a farci un giretto, anche se non hanno tantissimi modelli esposti, più che altro ci sono online. Infatti ne avevo vista una che è più piccola di quella che c'è adesso e appunto avendo il forno elettrico secondo me è una soluzione appunto vantaggiosa perché anche la classe energetica ha. E appunto nel momento in cui andremo a comprare la stufa cambieremo anche i mobili che sono lì perché sono appoggiati qua e là, c'è anche il frigo vecchio perché ora l'abbiamo sostituito con quello che avevamo nella casa precedente che è più grande perché quello era appunto stava sotto al lavello e quindi non aveva il congelatore, quindi ora lo utilizziamo solamente per poggiarci il televisore. Nel frattempo vi faccio vedere anche gli acquisti che ho fatto durante la settimana da Esselunga perché c'erano vari prodotti per appunto la cura della persona in offerta al 20-30%. I primi prodotti sono della Winnis, che io vi straconsiglio perché costano poco, hanno degli ingredienti buoni. E il primo è questo, che è il detergente intimo nella profumazione tè verde betulla. E questa non l'ho mai provato, ho provato quello classico. Comunque io mi trovo sempre bene, quindi spero anche questo cioè con questo di trovarmi bene. E questo qui da 3,69 era in offerta sui 2,50 euro e sono 250 ml di prodotto. Poi sono andata a prendere la ricarica per il sapone delle mani. Questa è Alte Verde e Betulla, sono 500 ml di prodotto e da 3,79 era scontato a 2,50 anche questo. Poi ho preso il bagnoschiuma, questo è nella profumazione melograno e mirtillo nero, e anche questo non l'ho mai provato, ho provato solamente quello Alte Verde. Questi sono sempre 500 ml di prodotto. Ok, questo non lo trovo, comunque costava sempre sui 2,50 euro. Poi ho preso, che non ho mai provato, questo che è sempre un altro bagno doccia. Questo però ha diciamo, la particolarità di essere un doccia olio in gel, quindi dovrebbe andare anche a nutrire la pelle. C'erano due profumazioni, io ho scelto questa che è essenza di fiori di cotone e olio bio. Comunque contiene il 98% di ingredienti naturali. E questo da 3,99 era scontato a 2,79. E questi invece sono 300 ml di prodotto. Sempre della Winnis, che non ho mai provato ma avevo visto già un po' di tempo fa, ho deciso di prendere questo, che è una mousse doccia corpo. Questa è vaniglia e burro di karité, quindi ha la particolarità di sembra un detersivo, quindi dovrebbe essere abbastanza delicato sulla pelle. E questo costava da 3,29, c'era lo sconto di 1 euro, quindi 2,29. Comunque c'è anche la ricarica dopo, appunto, senza dover andare a riacquistare anche lo spruzzino. E poi ho deciso di acquistare questo, che è il sapone, non sapone,
sia per le mani che per il viso di Omia, questo è nella profumazione, cioè con l'olio di mandorle. Io vi straconsiglio questa linea se avete la pelle del viso, anche delle mani, molto delicata e secca, perché appunto non va a distruggere, diciamo, il pH della pelle, ma la lascia molto liscia e appunto non la va a irritare e non ve la va nemmeno a seccare. E io ho deciso di prendere questo appunto all'olio di mandorle. E questo qui da 3 euro era scontato di 1,20 euro. E anche di Omia vi consiglio il detergente intimo e anche il siero viso. E a me ci sono due versioni, uno con l'olio di macadamia o di argano, non mi ricordo, ma forse di macadamia, e quello con l'aloe. E vi consiglio appunto, beh, a me piace più quello con l'aloe perché sono molto delicati sulla pelle, sono anche leggeri, quindi sono perfetti da utilizzare anche durante il periodo estivo. E infine ho deciso di acquistare questo, che è un siero anti-età con acido ialuronico, olio e polpa di olio di oliva e foglie di olivo. E la marca è Tesori di Provenza. Io non ho mai provato niente di questa linea la prima volta e al 99% di ingredienti di origine naturale. E questo costicchiava un po', però comunque dai, ci sta, nel senso che ne va applicata una quantità minima e dura, a me 1 o 2 mesi comunque durano, anche di più. E questo era scontato del 20%, da 19,90 praticamente sono stati tolti 4 euro e sono 300 millilitri di prodotto. Nel mentre che sono nella camera del letto, vi chiedo anche un parere, vabbè, se me lo volete dare, perché non so se anche voi rimandate per parecchio tempo degli acquisti, poi nel momento in cui lo fate comunque sbagliato oppure non vi convincono. E io infatti 2 settimane fa ho acquistato uno specchio che volevo mettere appunto sopra la scrivania perché l'ho sempre pensato in questo modo. Comunque non lo trovavo mai, quindi dico aspetta, aspetta. Poi l'ho visto in offerta sul volantino di Epicasa, non era questo grandissimo sconto, comunque da 14,99 l'ho pagato 9,99, solo che per me è troppo piccolo. Ho chiesto anche al mio papà cosa ne pensasse, secondo lui va bene, però io non ne sono tanto convinta. Infatti non sapevo nemmeno se cambiarlo, però appunto se era online va bene, lo rimando indietro, però nel negozio comunque se devo comprare qualcosa così, tanto preferisco tenerlo. Ora vi faccio vedere. Questo è lo specchio e è la parete dove lo vorrei mettere, però appunto secondo me è un po' troppo piccolo. Ho rimandato questo acquisto per tantissimo tempo anche perché da me non ci sono tantissimi negozi, quindi l'avrei dovuto acquistare online, ma sinceramente minimo costavano 60 euro e sinceramente non mi andava di acquistare, cioè di fare questa spesa. E questo qui è un 50 centimetri. E lo volevo mettere appunto qui perché l'ho sempre pensata in questo modo e l'ho preso con la cornice nera per andare a riprendere, vabbè, la sedia che è su un grigio scuro. Quando l'ho comprata su Amazon sembrava nera, comunque identica al colore che ho sul tappeto. In realtà è un grigio anche questo, però è un grigio diverso. Però secondo me appunto è troppo piccolo lo specchio, quindi non so se andarla a cambiare o meno. Però non saprei nemmeno che cosa acquistare, quindi penso che lo lascerò e magari ho pensato di metterlo un po' spostato e mettere magari qualche quadretto per andare a riempire un po' di più la parete. E secondo voi ci starà bene o no? E fatemelo sapere nei commenti. Mi sono trasferita in cucina perché vorrei provare a fare i bomboloni di ripieno e la crema, ma prima volevo farvi vedere due acquisti che ho fatto ieri alla Coop e sono dei prodotti senza glutine che sono anche erogabili, quindi se appunto siete celiaci li potete prendere con i buoni. La prima è questa barretta della Misura, e snack al cacao con cereali, fave di cacao, e sono senza allergeni, senza latte, lattosio, vabbè, glutine, arachidi, soia, senza frutta kush e senza se semi di sesamo, e sono buoni perché l'ho acquistata anche la settimana scorsa e all'interno di ogni confezione ce ne sono tre. E poi ho preso questi due muesli della marca Sarchio. Questo è muesli active, cioè mandorle, nocciole e mele,
E c'è appunto i fiocchi d'avena. Questo non l'ho mai provato, l'ho preso l'ultima, appunto ieri per la prima volta. E anche questo e questo sono prodotti erogabili. Mentre appunto la settimana scorsa sono andata ad acquistare questo, che è Energy con banane e cioccolato fondente. Sono buoni se lo volete mettere nel latte o anche nello yogurt, quindi ve li consiglio tutti e tre. Alla fine sono andata a preparare dei cannoli ripieni alla crema e ho seguito una ricetta di fatto in casa da Benedetta. Ho mescolato insieme alla farina 275 grammi, io ho utilizzato quella senza glutine, la Char Mix It, che però non vi consiglio perché mi si è andata a crepare tutta. Poi ho unito 3,5 grammi di lievito secco disidratato di birra, a cui ho aggiunto un cucchiaino di zucchero per far attivare il tutto. In un'altra ciotola sono andata a mettere 100 ml di latte tiepido, 30 g di zucchero, una bustina di vanillina e un uovo. Dovrete aggiungere anche 37 ml di olio di semi di girasole, che io mi sono scordata, infatti l'ho aggiunto dopo. Andiamo ad unire ai liquidi la farina un po' alla volta e andiamo ad impastare per far sì che si crei un panetto. Everything she wanted packed behind the pretty face. But I kinda hope he breaks her heart into little pieces and let me pick them all back up and put them back together. But I can't believe I let you slip. I think about it 7 days a week. Mettiamo a lievitare il tutto finché non raddoppierà di volume, ci vorranno circa 2 ore. Una volta passato il tempo di lievitazione andiamo a stendere il panetto e lo facciamo di circa 1 cm di spessore e visto che ho creato dei cannoli sono andata a fare le strisce più o meno di 2 cm. Infine sono andata a friggere il tutto e li ho riempiti di crema pasticcera. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo. Ciao!